Oggi siamo alla giornata conclusiva della 3 giorni del progetto alla ricerca di una storia dimenticata. Il progetto è un progetto che è stato ideato da ragazzi universitari grazie alla collaborazione del professor Moiraghi e del professor Zaccagnino. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi per le attività culturali dell'Università degli Studi della Basilicata, al patrocinio del comune di Atella, di Acerenza, di Corenza e dell'Arcidiocesi di Acerenza. Volevo sottolineare il fatto che il progetto sia stato ideato da dei ragazzi universitari, perché secondo me è una cosa importante e notevole in un periodo in cui la cultura e l'impegno dei giovani non è consueto, e vedere dei ragazzi che si impegnano tanto per dar vita a un progetto riguardante la Basilicata e che offre delle tesi, diciamo, non convenzionali e che si discostano dalla storiografia tradizionale, secondo me è un input di grande rilievo. Da 3 giorni è stata così composta: una conferenza all'Università degli Studi della Basilicata, che ha visto il professor Moiraghi e il professor Zaccagnino relazionare sulle tesi che appunto sostengono, ovvero rispettivamente il professor Moiraghi sostiene, ci racconta di una fondazione, di un'origine del fondatore dei Cavalieri Templari, quindi dell'Ordine del Tempio in Basilicata, e il professor Zaccagnino ci ha parlato della storia di Sant'Ilario, cioè il ritrovamento, la scoperta di un borgo molto più antico rispetto a quello che si è sempre pensato. Poi ieri c'è stata una bella visita guidata da Cerenza e oggi abbiamo voluto essere a Sant'Ilario proprio per offrire a tutti voi la possibilità di ascoltare queste tesi. Io passerei subito la parola al professor Moiraghi, chiedendogli di riepilogarci il risultato delle sue ricerche, con magari illustrandoci dei testi, delle diciamo prove tra virgolette, e riepilogandoci insomma le tesi sostenute nell'Università degli Studi della Basilicata. Grazie di essere venuti, sono molto felice di essere qui fra voi e vorrei cogliere lo spunto che mi ha offerto la nostra moderatrice, richiamando brevemente alcuni elementi anche di carattere storico, ma vorrei prima di tutto spiegare due ragioni sulle quali due elementi fondamentali su cui si basa il mio intervento, due elementi dai quali non voglio prescindere. Il primo è il fatto che la storia dei Templari, per una certa sua, diciamo, aura di mistero, ha sempre attratto ed attrae ancora oggi delle letture e interpretazioni. Mi sfugge una signora lì dietro, ma ogni tanto mi sposterò per vederla. Attrae da parte di molti delle attenzioni che io molto semplicemente quasi quasi qualifico un po' come morbose, nel senso che si va a cercare sotto la storia dei Templari degli elementi magici, degli elementi particolari. Per esempio, fra le tante teorie ne potremmo citare tantissime, c'è la storia che adoravano un idolo, il Baphometto, poi c'è la storia che erano i custodi della Coppa del Graal e altre cose del genere. Devo dire francamente che per una serie di ragioni legate un po' anche alle mie attività anche universitarie, io tendo ad essere un po' staccato da queste cose. Io non nascondo che anche interpretazioni misteriche possano nascondere qualche mito interessante, qualche traccia magari di una verità trasformata, ma non mi interessano, e vi spiego perché. Intanto per una ragione, come vi dicevo, personale.
ma poi anche perché studiando queste cose con un occhio critico e con un metodo tendenzialmente razionale, ho avuto sempre l'impressione che quello che noi riusciamo a leggere nella storia, in queste storie, come questa dei Templari, la realtà supera ogni possibile fantasia. Le cose positive, gli spunti interessanti e esaltanti che queste storie rivestono, a mio giudizio sono di gran lunga superiori a qualunque costruzione di fantasia, a qualunque interpretazione di mistero. La realtà è molto più bella e molto più interessante dell'immaginazione, della leggenda. Poi c'è un secondo fatto che mi porta a parlare con voi qui di questa vicenda di Ugo de Paganis. Lungo il cammino di questo mio interesse, di cui dovrei spiegarmi l'ascendente, nel senso che la ricerca degli eventi storici e soprattutto di quelli un po' straordinari ha sempre fatto parte anche della mia professione, perché mi occupo in particolare di ricerca su eventi importanti che hanno modificato in qualche modo la storia e la cultura dell'umanità. Ma sulla strada di questa ricerca, incredibilmente, pur abitando in una remota collina della Brianza, non lontano dal lago di Como, badate bene, la Brianza non è proprio quella del mobile. La Brianza, la Briganzia con la radice Brig, è invece un'area molto ben definita dove ci sono colline che sono state lasciate, si sono salvate dall'edilizia selvaggia dell'area milanese. Bene, dalla lontana, dal profondo nord, cercando sui Templari, mi sono imbattuto in una serie di cose connesse con la Basilicata che mi hanno indotto, lo dicevo l'altro ieri, a cercare di domandarmi se queste notizie che legavano i Templari alla Basilicata sono vere, che è una delle due ipotesi, o se qualcuno le abbia distribuite nella storia apposta per ingannarmi, perché sono troppe le coincidenze. Citavo Pisticci, citavo Forenza, citavo Castelmezzano, che sono tutte località dove questa ricerca sulla storia templare ti porta anche se non vuoi, perché improvvisamente ti trovi fra le notizie lo stemma di Castelmezzano, che è uno stemma templare. Beh, sarà una coincidenza. La nascita di Ugo de Paganis, il fondatore, a Forenza, sarà una coincidenza. Il suo transito da Pisticci sarà ancora una coincidenza. Voglio dire, sono molteplici queste coincidenze che gravitano sul territorio lucano. Allora qui io faccio un altro ragionamento, ed è questo, che è un altro dei ragionamenti che amo profondamente. Basta accendere la televisione oppure mentre si viaggia accendere la radio e notare che la nostra cultura è schiacciata da un uso e da un abuso di cose che ci fanno dimenticare chi siamo. Se voi accendete la radio mentre viaggiate sulla macchina, prendete in generale delle stazioni radio che ad ogni frase italiana aggiungono decine di parole inglesi, perché altrimenti non è attraente. La pubblicità di un qualunque oggetto, di un qualunque prodotto di consumo, deve essere tendenzialmente ispirata ad una lingua straniera. Bene, mettiamola così, non ci sto, preferisco fino a quando è possibile cercare di fare in modo che quello che è autentico ed è nostro non ci venga portato via. Fino ad ora queste sono solo dichiarazioni di intento. Vediamo se riusciamo a penetrare un po' di più in questa questione di cui vi vorrei parlare, di questa storia dei Templari e della Basilicata. Devo fare una premessa. A quei tempi, come io ho indicato qui, la cosa irrilevante, perché poi dovremo parlare di questi monaci, esistevano vari modi di essere religiosi.
Voi sapete che allora si distingueva la società in tre categorie, oratores, bellatores, laboratores. In sostanza i laboratores erano quelli che facevano gli operai e gli impiegati. I bellatores erano coloro che si dedicavano al combattimento. Nella categoria degli oratores, che attenzione, transita dalla parola retore alla parola anche religioso nel suo significato evolutivo, c'erano quattro modi di essere, diciamo, uomini votati alla fede. C'erano gli eremiti che si isolavano, c'erano i monaci che si isolavano in gruppo, vivevano una vita di comunità lontano dalle città, perché il loro motto era ora et labora, quindi pregavano e lavoravano le terre, erano diffusi in tutta Europa, però in gruppi comunitari, perché la Chiesa considerava gli eremiti degli improduttivi. Semplifico molto le notizie, quindi ci sarebbe da discutere a lungo, ma nella sostanza la Chiesa a un certo punto scoraggia l'eremitismo individuale e spinge gli eremiti ad aggregarsi in cenobi e poi in monasteri, dove anche la fede, anche il momento religioso era gestito isolati ma unitari, e c'erano diverse forme. Poi c'erano i frati. San Francesco e San Domenico non erano monaci, erano frati, vivevano, semplifico molto, nei conventi che erano presso le città, perché aiutavano concretamente gli abitanti delle città, e difatti non lavorando come i monaci ora et labora, ma vivendo nelle città, presso le città, e aiutando gli anziani, i poveri, avevano bisogno di guadagnare qualche cosa mendicando, da cui la definizione di ordini mendicanti, che a grandi linee sono diverse dai monaci, che i monaci si isolavano e i mendicanti, gli ordini mendicanti, stavano presso i centri abitati. E poi c'era il clero secolare, il quale clero secolare viveva nel secolo, cioè viveva amministrando i sacramenti, organizzato in parrocchie, in diocesi o eparchie, e quindi era il clero secolare in quanto che era a contatto con la vita ordinaria, laica diremmo, il clero che viveva in contatto con i laici. Bene, in che periodo storico ci troviamo? Ci troviamo in un periodo storico molto complesso e molto difficile, che oggi viene giudicato certe volte con superficialità. Parliamo soprattutto della cosiddetta Terra Santa. La Terra Santa era stata da molti secoli, stiamo parlando immediatamente dopo la nascita e la vita di Gesù, era stata in qualche modo interessata ad un vasto fenomeno culturale di tipo cristiano. Voglio dire, Sant'Agostino era cartaginese, San Paolo era un ebreo ellenista, quindi tutta quell'area che noi oggi riteniamo Medio Oriente o Nord Africa, che va dall'odierna Turchia, la cosiddetta Palestina, e il Nord Africa, erano aree potentemente cristiane. I cristiani di quell'area convivevano, ma solo parzialmente, con le popolazioni della penisola araba, che erano confusamente indicate come arabi. Ad un certo punto, qualche secolo dopo Cristo, nasce quel fenomeno che è l'Islam, e che inizialmente viene considerato una forma di eresia cristiana. Bene, fino a questo punto ebrei, arabi e cristiani, compresi sicuramente gli islamici, riescono a convivere. Ma su questo fenomeno si innesta la migrazione dall'Asia di popoli che non hanno nulla a che fare con queste popolazioni, non c'entrano nulla con gli arabi, e molto spesso, come i mongoli, sono popolazioni cristiane, erano nestoriani, quindi di un certo tipo di cristianesimo primitivo. Queste popolazioni emigrano dall'Asia, i turchi, gli ottomani, i Guz, i mongoli emigrano verso il bacino mediterraneo, trovano l'alternativa cristiano-islamica e si adattano in quel momento, per motivi complessi,
più all'Islam che al cristianesimo mediterraneo, e in massa passano tutti questi popoli ad acquisire questa fede islamica, che a quei tempi, ripeto, era considerata un'ala un po' estremista del cristianesimo di allora, ma dura poco. Ma San Bernardo ancora nei suoi testi dichiara di considerare gli islamici una variante del cristianesimo, cosa che, se lo diciamo oggi, ci sorprende altamente. A questo punto questi gruppi di popolazioni nomadi, ripeto, come i turchi ottomani e successivamente i mongoli, tanto per identificarne alcuni, penetrando in questo territorio mediterraneo, compiono, come facciamo ancora noi oggi, andando a portare la nostra democrazia in nazioni dove non sempre la nostra idea di democrazia si può adattare, compiono una reale violenza culturale sul territorio, diciamo, delle coste mediterranee. La situazione è molto confusa, perché in questa Europa orientale o Oriente Medio incominciano ad accavallarsi varie culture, varie religioni. Sono veramente complesse e multiformi. Oggi noi abbiamo semplificato un contrasto fra i crociati e gli arabi, che non è assolutamente vero. Quando i crociati partono e se ne vanno a riportare Gerusalemme, che era stata invasa da queste componenti islamiche un po' estremiste, voglio dire, lo dico benevolmente, perché la cosa durerà fino al 1500 con l'assedio di Vienna, la battaglia di Lepanto, quindi abbiamo un fenomeno assai complesso. Ma quando i cosiddetti crociati, che ancora non si consideravano crociati, penetrano attraverso l'Anatolia nel territorio della Terra Santa, non si trovano di fronte a un compatto strato di arabi che si oppongono a loro. Si trovano una situazione multiforme di popolazioni: armeni, copti, arabi, arabi dell'Arabia, turchi, eccetera, che in quel momento erano fortemente divisi fra loro. Quindi non avviene una penetrazione, uno scontro fra culture, come oggi si dice, fra i cristiani e l'Islam. Quindi, oltretutto, queste crociate sono ampiamente motivate, come si legge nel De Laude e Nove Milizie di poi di San Bernardo, dal fatto che le nascenti nazionalità europee mettevano in posizione residuale, per esempio, i figli cadetti. C'era tutta una situazione di combattimento nell'Europa, di contrasto, di evoluzione, per cui, come dice San Bernardo, mandare qualcuno in Terra Santa significava anche togliere tensione a molte. C'è un santo, per esempio, di cui mi sono molto interessato, San Galgano, che è un santo toscano. A un certo punto, al colmo della sua esaltazione mistica, qualcuno gli dice: ma vai in Terra Santa, così ti calmi. Atti di beatificazione del 1185 lo esortano ad andarsene in Terra Santa. Questo è il fenomeno col quale abbiamo a che fare, vale a dire un fenomeno di arrivo di queste masse, di queste orde, fra le quali orde, per inciso, perché può interessarci in seguito, l'unica armata dotata di una certa struttura e che è quella che permette una conquista militare adeguata di Antiochia e poi di Gerusalemme è un'armata che parte da qui e che è guidata da un principe di cui naturalmente nella città non si sa quasi nulla, città di Taranto, è Boemondo da Taranto. E come testimoniano gli storici anche francesi, l'unico gruppo di armati preparati, che non saccheggia i villaggi, che non mangia i bambini, perché abbiamo vistosi fenomeni di antropofagia durante questo trasferimento dei crociati, gli unici sono l'armata che parte da queste zone, normanna, che è guidata da Boemondo da Taranto, il quale era l'unico che conoscesse i cammini della Terra Santa abbastanza bene per arrivare indenne da eccessi di ogni genere. Abbiamo nel 1099 la conquista di Gerusalemme. Cosa succede nella conquista di Gerusalemme? Succede che questa armata,
che è arrivata a piedi dall'Europa e che ha fatto 5, 7, 1000 km a piedi, 3.500 i più fortunati, 5.000 quelli a metà strada, più di 6-7.000 km di strada i meno fortunati, arrivano decimati dalle carestie e dalla mancanza di cibo, si sono portati le mogli. Difatti alcune mogli di alcuni capi crociati muoiono durante il trasferimento, perdono mogli e figli, non hanno più da mangiare, non hanno portato vettovaglie, devono depredare i villaggi. Quando arrivano alle porte di Gerusalemme, queste orde cristiane sono esasperate ed entrano in Gerusalemme facendo qualcosa che gli storici successivi, immediatamente successivi, descrivono come delle tragedie di violenza. Si dice che i cosiddetti crociati, ma attenzione, non avevano fatto la crociata, avevano fatto il passagium, loro pensavano, non parlavano di crociata. Entrano in Gerusalemme, che sono imbarbariti, ripeto, c'è a Maharat, c'è un famoso episodio, come dicevo, di antropofagia, ma poi ci sono violenze da una parte e dall'altra incredibili. A un certo punto uno degli scrittori del tempo dice: si direbbe che cristiani, maomettani ed ebrei abbiano fatto di tutto in quel momento per porre le basi di tutte le successive inimicizie dei secoli successivi. I cristiani entrano in Gerusalemme e, racconta uno dei cronisti, il sangue e le membra e le viscere di quelli che erano per terra, uccisi e squartati, arriva fino alle loro ginocchia. Guardate che questo è un punto, è uno snodo fondamentale per la lettura della nostra storia. Che cosa succede? Succede, ed è testimoniato dagli scritti del tempo, che molti cavalieri, oso pensare, quelli che erano andati almeno come soldati e non come individui desiderosi di esprimere una violenza, anche fra questi che sono, diciamo, solo soldati, che sarebbe già molto, però non sono andati soltanto per trucidare ma per conquistare, inizia un moto di rimorso. Lo dicono i testi francesi, i testi dell'epoca, i testi degli arabi, ci sono dei interessantissimi testi poi tradotti anche in italiano sugli storici arabi delle crociate. Questi cavalieri che hanno partecipato al massacro, alcuni di essi vengono presi da un attimo di rimorso. E difatti, immediatamente dopo la conquista di Gerusalemme, succedono un paio di cose interessanti. Boemondo da Taranto si rifiuta di entrare in Gerusalemme e si ferma ad Antiochia. Non tanto e non solo per motivi ideali, ma perché sa che Antiochia è una vera grande città e Gerusalemme è un piccolo borgo, anche se mistico e importante spiritualmente, ma è una piccola città. Il primo ad entrare nelle mura di Gerusalemme è Tancredi da Taranto, suo nipote. Chi consente la conquista di Gerusalemme è l'arrivo improvviso di un condottiero genovese noto per la sua ubriachezza, Guglielmo Embriaco, che costruisce le torri d'assedio che consentono ai cristiani disperati di entrare in Gerusalemme. Ed entrano in Gerusalemme, massacrano tutti gli esistenti, secondo un precetto: ammazzateli tutti, quando saliranno in cielo Dio li distinguerà. Quindi massacrano anche i pochi cristiani residui, gli ebrei, gli arabi presenti, massacro generale, ma nasce questo momento, questo movimento di rimorso che viene concretizzato nella nascita in quel momento di alcuni, non molti, ma alcuni significativi ordini di cavalieri che decidono di non usare più la spada per massacrare, ma di usare la spada per difendere i pellegrini che girano per la Terra Santa. Ma attenzione, c'è un episodio famoso in cui i primi templari assistono alla scena di un maomettano, chiamiamolo così, un islamico quindi,
che si inchina verso la Mecca per pregare e viene assalito da un altro, un franco. Quindi sono i templari che vedono un islamico assalito da un franco. Il franco, vedendo il musulmano a terra, cerca di girarlo violentemente anziché verso sud-est, di girarlo verso nord-ovest, dicendogli guarda che Roma è di là. E allora il templare interviene dicendo, mandando via il franco in malo modo, con la violenza, e scusandosi con l'islamico, questo è raccontato da storici islamici, dicendogli guarda, perdonalo, lui è un franco ed è appena arrivato e non capisce nulla di queste terre. Siamo in questo contesto. In questo contesto viene fondato o viene in parte rifondato l'ordine dei Templari e l'ordine dei Cavalieri di San Giovanni, che oggi si chiamano Cavalieri di Malta. Questi due ordini di cavalieri nascono per difendere i pellegrini, l'uno, chiunque sia il pellegrino, cristiano o non cristiano, questo era il motivo, vi dicevo, della vicenda del franco, hanno difeso anche il musulmano, e per curare i malati, i feriti, tant'è vero che durante l'assedio di Gerusalemme l'unica cosa vagamente cristiana che funziona ancora in Gerusalemme è l'ospedale di San Giovanni, dei cavalieri oggi detti di Malta. Quindi ha origine un movimento di rifiuto della violenza e indirizzato invece a fini abbastanza umanitari. La cosa è interessante ed è complessa ai nostri fini, perché stranamente queste iniziative umanitarie sono fortemente improntate da situazioni culturali, etiche e religiose che sono radicate su questi territori, questi dove stiamo parlando adesso. Perché il fondatore dei cavalieri detti oggi di Malta è Gerardo de Saxo, che è di Scala, vicino a Ravello. Ugo de Paganis, vi dirò come e perché, a mio giudizio nasce a Forenza, ma è di famiglia nocerina. In quei posti c'era la scuola salernitana, che era una delle prime sicuramente università mai esistite al mondo, che era talmente evoluta che faceva laureare, udite udite, anche le donne. Ci sono figure di spicco di quell'epoca, prima del 1000, che erano donne medico della scuola salernitana. C'era Amalfi, che aveva generato questi ospedali come l'ospedale di Gerusalemme. Quindi questa situazione si va a collocare, nella mia lettura, che poi vi dirò è documentata e non è sentimentale, si va a collocare in un'armata presuntivamente fortemente proveniente da questi luoghi, dove c'erano i normanni, tant'è vero che sono gli storici delle crociate francesi che dicono che l'armata più seria dal punto di vista bellico era quella nostra, normanna. Si va a collocare in un contesto storico e geografico d'origine che è compatibile con l'obiettivo che poi i Templari e i Giovanniti si propongono, che è quello di tutelare la popolazione. Bene, qui nasce una serie di problemi, perché la fondazione dei Templari, secondo non la storia, ma secondo i documenti che fino a qui sono stati adoperati per dimostrare questa cosa, nasce nel 1100 circa 19. 1119 o 18, il problema di un anno più o un anno meno è dovuto al fatto che a quei tempi varie regioni d'Europa gestivano il calendario in modo differenziato, quindi ci sono forti controversie se fosse il 18 o il 19, ma visto da oggi secondo me è irrilevante. Sembrerebbe che i Cavalieri Templari vengano fondati nel 1119
e poi fino al 1128, o gennaio del 29, fino al concilio di Troyes, che avviene il 12 gennaio del 1129, nella festa di Sant'Ilario, casuale, sembrerebbe che non facciano nulla e che siano solo 9 cavalieri. Qui bisogna pensare un'altra cosa: essere 9 cavalieri non vuol dire essere 9 persone, essere 9 cavalieri vuol dire essere 90, se non 900 persone, perché un cavaliere era un qualcosa. Che cos'è un cavaliere? Un cavaliere tendenzialmente era una persona che nella società dell'epoca poteva permettersi un cavallo, mettiamola così, e originariamente. E il cavaliere si permette un cavallo perché è di una famiglia che si può permettere un cavallo, se no avrebbe un asino. Il cavaliere, nel senso, nell'accezione nella quale stiamo parlando adesso, è uno che ha un cavallo, ma che ha alle spalle una forza operativa di servi, armigeri, maniscalchi, medici, notai, cuochi, attendenti, donne che si spostano con lui. Il mito che i cavalieri templari erano 9 vuol dire che probabilmente erano soltanto 350, non che erano 9. E questi 9 cavalieri, sembrerebbe che dal 1119 al 1128 meritino talmente tanto che ad un certo punto sia opportuna la loro consacrazione secondo una regola che difatti verrà data nel concilio di Troyes. Ma facciamo un passo indietro: cosa hanno avuto nel 1118-1119? Hanno avuto la possibilità di entrare negli spazi della moschea di Al-Aqsa, che è una moschea che era occupata da Baldovino e che viene in parte concessa ai templari perché Baldovino ha deciso di farsi una casa più bella, più moderna, nella torre di David, con lavatrice, frigorifero, eccetera. Quindi si sposta nella torre di David e lascia ai templari la moschea di Al-Aqsa. I templari a quel tempo si chiamavano già templari perché si erano votati, quindi in data antecedente, si erano votati alla tutela del Tempio del Santo Sepolcro. Quindi si chiamavano già templari. E se Baldovino nel 1118 o 19 dà loro la moschea di Al-Aqsa, vuol dire che avevano già ben meritato, a un punto tale da poter avere la fiducia del re di Gerusalemme. Quindi nasce già da subito anche negli storici il sospetto che siano stati fondati prima. I secoli passano e in un fulmine di tragedie l'avventura delle crociate viene stravolta. La violenza di queste quei popoli che erano stati presi alla sprovvista dall'arrivo degli europei si organizzano, si strutturano, trovano un comandante come il Saladino, Salah ad-Din, il quale finalmente dà loro un corpo unitario e riesce a contrastare l'invasione. A un certo punto il bisogno di templari, il bisogno di guerrieri finisce, perché vengono scacciati anche dalla Terra Santa. Anche i templari scappano sull'isola di Cipro, a Malta, passano sul continente e alla fine rimangono in Europa come una grande realtà non più dedita alla Terra Santa, ma dedita alle cose che erano risultate loro positive. Mi spiego meglio. I templari avevano maturato nel corso di questi secoli una grandissima abilità in tantissimi settori. In tutto il Mediterraneo i cavalli venivano curati dai templari, si portavano i cavalli ai templari, perché i cavalli avevano un culto del cavallo, perché senza cavallo in Oriente si moriva, era meglio morire l'uomo che il cavallo.
perché se muore uno di noi, pazienza, ma se muoiono i cavalli non c'è più possibilità di muoversi. Mi ricorda, perché la cosa è culturalmente molto interessante, il fatto che anche per noi è molto meglio che ci rompiamo un braccio noi piuttosto che un graffio all'automobile. Però, in sostanza, cosa succede? Che finita la necessità di essere in Terra Santa, trasmigrati sul continente europeo, rimangono le cose che dei Templari avevano fatto un corpo fortemente organizzato. I Templari avevano inventato un pezzo di pelle sul quale con dei codici era segnato ciò che si lasciava, per esempio a Roma, 50.000 scudi. Lo segnavano su un pezzo di pelle, tu potevi da Roma andare a Messina, prelevavi 10.000 scudi, te la ripunzonavano il pezzo di pelle facendo vedere che avevi già tolto tot. Poi andavi a Gerusalemme e potevi prelevarne altre 5.000, poi ti spostavi ad Acri e potevi depositarne 10.000. Scusate, mi preparo sempre a questa scena. Avevano inventato un oggetto che valeva a quel tempo esattamente, solo che mancava un po' di elettronica, come questo, si chiama carta di credito, o anche bancomat. Non solo, ma avevano messo a punto, come ho detto l'altro ieri, sistemi di tenuta contabile in partita doppia, per cui in tutta Europa, sul continente europeo, tenevano i conti delle pubbliche amministrazioni, ancora visibili a Siena nelle bicchierne, erano tenute dai Templari e dai Cistercensi. Quindi in realtà erano esistiti due gruppi di Templari, quelli che combattevano in Terra Santa, ciascuno dei quali aveva bisogno in Europa di circa 10-20 ettari fino a 100 ettari di terreno coltivato. Quindi c'erano due Templari completamente diversi, gli uni vestiti con la croce rossa qui davanti e tutto il resto, gli altri vestiti da monaci che vivevano qui, coltivavano le terre, altrimenti non avrebbero potuto sostenere l'avventura in Terra Santa. Quindi quando si parla di Templari in Basilicata o altrove, non si deve cadere nell'equivoco di vederli con le croci, con questo e con quello, con gli abiti, con gli elmi pentolari, con gli scudi. Sì, forse la croce sì, è un minimo, ma erano tutt'altra cosa. Quando qui si dice che a Sant'Ilario o altrove c'erano i Templari, se riuscissimo a fare un viaggio nel tempo, non troveremmo i Templari che voi vedete al cinema. Troveremmo dei monaci vestiti con un saio color di bigello, il colore del bigello, che è un bigio, di un colore bigio. Non vedremmo qui a Sant'Ilario o altrove o a Florenza delle mansioni Templari necessariamente fortificate. Sì, fortificate, perché tutte le cascine erano grosse cascine, venivano insediamenti, mansioni, io uso una parola un po' complessa, cioè queste mansioni o cascine Templari erano fortificate anche qui, non contro l'Islam, erano fortificate per proteggere, come facevano tutti anche i cistercensi, dai predoni che gironzolavano anche da queste parti. Quindi noi non stiamo parlando in Basilicata di cavalieri con la cotta di maglia, con di acciaio, con in testa l'elmo, con i pennacchi, con i mantelli. Stiamo parlando di un'organizzazione agricola, industriale e finanziaria ed economica che tiene in piedi una redditività e una produttività che serve all'impresa in Terra Santa. Ma quando l'impresa in Terra Santa non è più necessaria, i Templari passano organizzativamente al continente europeo. E nel 1300, cominciando dal 1310 fino al 1312, eccetera, cadono sotto le grinfie di chi ha frainteso la loro organizzazione e la crede un'organizzazione di ricchi, che in parte era vero, cerca di appropriarsi di quello altro mito incredibile del tesoro dei Templari, che forse non è mai esistito. Dopodiché il maestro Jacques de Molay
ultimo epigono dei Templari, il 18 di marzo del 1314, viene bruciato. I Templari scompaiono. Perché scompaiono? Perché forse un tesoro templare non c'era. Voglio dire, facciamo un paradosso: se domani una rivoluzione uccidesse, sopprimesse tutti i dirigenti della Fiat, faccio un esempio, o della Apple, no, non volevo, ha guardato annuendo, non era mia intenzione dare un progetto, prendiamo la Apple, eliminando tutti i dirigenti della Apple o della Microsoft, coloro che li sopprimono hanno poco da rubare, qualche computer. In realtà il sistema crolla perché crolla il sistema direttivo dei Templari. Guardate che la morte di quello della Apple ha creato una crisi interessante da valutare proprio nella considerazione dei Templari, perché la distruzione dell'organizzazione non è la distruzione delle cose dei Templari. Quindi che ci fosse un tesoro templare, altro mito semi-esoterico, non è così rilevante. Li hanno soppressi. Benissimo. Noi siamo in questo contesto. E qui nascono alcuni problemi sui quali cercherò di essere breve, quindi per le 8 dovrei aver finito. C'erano delle discrepanze nei Templari. Una di queste discrepanze era che erano monaci e cavalieri. Non è possibile, non è possibile. O sono monaci o sono cavalieri. No, non è vero. Potevano essere monaci e cavalieri perché loro vivevano durante i tempi ordinari ad un elevato livello di misticismo, poi quando esageravano un po' diventavano dei feroci e furibondi sanguinari combattenti. C'era la regola di San Bernardo che aveva verificato le due misure. Senz'altro, difatti la regola che non ha fatto San Bernardo, ma di cui San Bernardo è stato testimone, ha firmato San Bernardo, si chiama regola di San Bernardo, firmata da San Bernardo. Ecco, dopo le 8. Dopo le 8. Quando rimarrà da solo. Come? Quando lei rimarrà da solo. Sì, lei e io solo. Ah no, credevo che si fermasse. Allora, la regola di cui, se volete, vi posso regalare fotocopie, la regola è sostanzialmente una regola benedettina. E ci sono, diciamo, l'80% della regola è benedettina, e chiunque l'abbia fatta fa una regola che cerca di calcificare in una forma monacale dei gruppi nei quali, fra l'altro, lo dice la stessa regola, c'erano per esempio anche le donne, perché nella regola dei Templari, che ha preponderanti elementi di tipo benedettino, ci sono poi degli articoli fra i quali una dice: è bene che d'ora in poi le donne non stiano più con voi. Allora, se diciamo che è bene che le donne d'ora in poi non stiano più con voi, fa supporre che fino a quel momento le donne ci siano state. Poi, dando prescrizioni sulla castità, dice anche, dà anche delle regole fra i cavalieri sposati e i cavalieri non sposati, minando alla base il concetto che questa regola fosse una regola di tipo strettamente monacale, con celibato ecclesiastico, castità e roba del genere. Questo solo per dire che la cosa è abbastanza complessa. Fatto sta che in questo panorama la storiografia contemporanea, ma soprattutto gli storici dal 1007 ad oggi, si sono basati su alcuni documenti storici di cui mi piace molto parlare, quindi ripeto, andiamo oltre le 9 stasera. Improvvisamente nel 1700 viene a galla la questione se i Templari fossero stati italiani o francesi. Cosa che vive su un equivoco, perché in Terra Santa tutti coloro che venivano dal di fuori erano chiamati franchi dagli indigeni, dalla gente del posto. Quindi improvvisamente nel 1700 c'è un ricercatore francese, un abate, l'Abbé Roux,
il quale dice: ma insomma, questo fondatore dei Templari sarà stato certamente un francese. E da lì, dal 1700, nasce una serie di testi e di libri che io considero autoreferenziati, nel senso che l'ho detto io, che sono la Beru, lui su un suo libro lo ha citato, lui ha citato lui e me su un suo libro, lui ha citato loro due e me su un suo libro, lui ha citato tutti noi, e io un po' di anni dopo dico che l'avete detto voi. Non è umorismo di bassa lega, lo si nota, come vedremo, nella storia dei Templari. Improvvisamente dopo il 1007 nasce questa idea, non solo, ma alle soglie del 1008 uno dei testi fondamentali che parlavano di Ugo de Paganis, che era la storia di Guglielmo da Tiro, compare improvvisamente tradotta in francese. E dice, il testo latino dice sostanzialmente: quorum duo fuerunt, dei quali due furono tra i fondatori, dice il testo latino, Ugo de Paganis et Gaufrido de Sancto Aldemaro. Nel 1800 viene a galla un testo pubblicato da uno studioso francese, Paulin Paris, nel quale lui sostiene di avere trovato un antico testo in francese della storia di Guglielmo da Tiro. Guglielmo da Tiro era un cronista. E riporta tutta questa storia di Guglielmo da Tiro quando in francese dell'epoca, del 1003, si arriva al punto in cui si nominano, si scrive ex quibus duo fuerunt Hugues de Payen de Les Trois presso Troyes et Geoffrey de Saint-Omer. Va bene, fermiamoci lì. Il testo, questo testo sono riuscito a comprarlo, ce l'ho a casa, volevo portarvelo ma avevo tantissimi libri da vendere, ho portato i miei. Il testo di Paulin Paris, che è quello su cui si basano molto gli storici moderni, ha Hugues de Payen, aperta parentesi quadra, delle Troyes, presso Troyes, Troyes è in Champagne, chiusa parentesi quadra, e Geoffrey de Saint-Omer. Nota in calce. Il curatore Paulin Paris dice: attenzione, perché delle Troyes è stato aggiunto per chiarimento. Incomincia a crearsi la voce che presso gli storici da allora ad oggi, che citano continuamente questo passaggio, che Hugues fosse de Payen de Les Trois. Problema. Vediamo, sto saltando perché volevo essere a casa per le 10. Sì, ho un po' fretta. La città di Payen, scritto Payen, Payens, che si legge Payen, questa. Facciamo una premessa. In francese, pagano, si dice Payen. Payen vuol dire pagano. Attiro la vostra attenzione sul fatto che in un certo periodo storico, attorno all'Ottocento, tutti i nomi vengono, se sono francesi, italianizzati, se sono italiani, francesizzati. Per cui, lo citavo l'altro ieri, un certo Descartes viene chiamato Cartesio, ma non è l'unico, ce ne sono tanti. E similmente il passaggio da De Paganis a De Payen non è un'ipotesi, è una certezza, perché prima scrivevano in latino e quindi non poteva che chiamarsi, lo dico io, lo dicono i testi, non poteva chiamarsi che De Paganis, e dopo nelle traduzioni francesi non poteva che chiamarsi De Payen.
Perché? Perché l'abbiamo fatto tutti, tendenzialmente. Ma il problema è questo, è che sulle antiche carte medievali dell'epoca e poi per un po' di secoli successivi, Paen, o Pen, come si dovrebbe dire, diciamo Paien, non c'è. Non c'è e non c'era. Non c'è e non c'era, anche se, ovviamente, come hanno dimostrato i ricercatori francesi, grattando sotto la superficie del terreno, risulta che ci fossero costruzioni antecedenti. Ma fra il dire che qui ci sono costruzioni antecedenti e dire che sono state fatte dai vichinghi, c'è lo iato della dimostrazione, bisogna dimostrare che è vero. Quindi questo paese di Pen nelle carte medievali non esiste, è lì, se venite vicino lo vedete bene, ma non è. Tant'è vero che incomincia a crearsi questa storiografia francese che continua a dire il seigneur de Pen, fondateur de l'ordre des Templiers, ce Hugues de Payen de l'Etroit, cité, citato da Guillaume de Tyr. E difatti Guillaume de Tyr nella versione 800 dice gli uns ont non Hugues de Payen de l'Etroit, non ho sbagliato il francese, è proprio scritto così, ma quel de l'Etroit nella versione di Paulin Paris è fra parentesi quadre e in calce c'è scritto che è stato aggiunto per chiarimento. Inizia una costruzione storica complessa per cui i francesi, come avrei fatto anch'io, vanno a cercare se prima di quella data si trovano dei de Pen in Francia, e li trovano perché trovano uno che ha cognome Pedenaggio, poi un altro che ha cognome, nei testi latini, Pedano, poi ne trovano uno che ha cognome Peanz, poi uno Paencis, poi uno Peanz, poi un altro Pazans, pazience, pazienza, un altro Peanz e uno addirittura Sagano. E folgorati dalla rivelazione dicono, avete visto che è francese? Difatti ha in comune con Pen o con Paganis la P e la N. Dal punto di vista archeologico, lasciamolo lì un attimo, non abbiamo grandi aiuti. Se si cerca il sito di Pen, per esempio in internet o sui testi del comune di Pen, scopriamo che a Pen ci sono dei vecchi ruderi probabilmente medievali che forse erano di un'abbazia o qualcosa del genere, ma nemmeno la chiesa di Pen ha degli elementi archeologici che ci riportino a quell'epoca. Incredibilmente la Enciclopedia Cattolica scritta in inglese denota una strana tendenza, perché andatela a cercare, dice che era di Nocera. Quindi lo dice l'Enciclopedia Cattolica in inglese che è in rete in internet. A questo punto succede una cosa abbastanza singolare. Succede che viene scoperto, ci sono due eventi folgoranti. Uno è il fatto che si viene a trovare e leggere che un certo Filiberto Campanile, che è un araldista, racconta che Ugo de Paganis, fondatore dei Templari, discende da un certo cavaliere di Bretagna, errore di stampa, Bretagna, il quale verrebbe più o meno da queste parti, anzi nel Nocerino, libererebbe, dovrebbe essere un normanno, libera Nocera dai pagani, riceve nome di De Paganis per questo motivo, e da lui discendono varie persone, fra cui da pagano De Paganis e da sua moglie Emma nasce Ugone de Paganis. Il fatto che sia un araldista crea sconcerto nella comunità scientifica e storica, perché un araldista, lo raccontavo ad alcuni di loro nei giorni scorsi, io ho la certezza di essere di famiglia umile, i miei nonni erano contadini, però circa 100 anni fa mia nonna è andata da un araldista, mi chiamo Moiraghi,
e ha cercato di farsi fare lo stemma dei Moiraghi. L'araldista, distorcendo la storia, è riuscito anche a fare uno stemma dei Moiraghi, che io conservo perché mi dà una grande tenerezza nei confronti della mia nonna. La mia nonna, contadina, ha sposato mio nonno, che per lei era ad un livello superiore, gli cerca lo stemma dei Moiraghi, e poi ho ancora l'autografo scritto, un bigliettino autografo di mia nonna, che dice qualcosa tipo: ti regalo lo stemma della tua famiglia. Allora potevano ancora dire le donne, di cui sono orgogliosa di essere diventata parte. Benissimo, quindi l'araldista dice che Ugo De Paganis era di Forenza, disagio nel corpo accademico, perché il corpo accademico stava continuando a dire, stiamo parlando di qualche decina di anni fa, che Ugo De Paganis era sicuramente di Penn. Ma le cose peggiorano, perché oltre agli araldisti, che non sono pochi, Mazzella, Campanile, D'Amico, Giustiniani, Crolla Lanza, Privitera, dal 1601 al 1982 continuano a dire la stessa cosa, inducono molti di noi, che sono appassionati a questo argomento, io non ero ancora appassionato, mi sono ammalato dopo, che cosa possiamo fare per capire se Ugo De Paganis è esistito e da dove veniva? Possiamo andare soltanto a cercare o nei reperti archeologici, sperando di trovare una lapide con su scritto qui c'è Ugo De Paganis, fondatore dei Templari, oppure cercando nei documenti storici. Beh, visti dal vivo, alcune biblioteche francesi mi hanno mandato copie delle pergamene originali, alcune, ripeto, le ho comprate e mi sono arrivate, altre le ho trovate in internet, altre mi sono state recapitate da studiosi di settore. Bene, qui ci sono le tabelle che sono state fatte in modo che voi non le vediate, dove compare una cosa molto interessante. Questo signore che si chiama Ugo De Paganis compare come tale in documenti che vanno solo dal 1125 al 1129. Ugo De Paganis vive, per i documenti storici certi, 4 anni. Il tempo, dopo che ha fondato i Templari, di tornare negli anni in cui torna dalla Terra Santa, gira l'Europa, raccoglie soldi e adepti, si fa consacrare dal Concilio di Troyes, dalla regola certificata da San Bernardo, risale in nave e scompare. Nei documenti storici certi, in cui lui si chiama Ugo De Paganis e non Pens, Panza, Paencis, eccetera, Pedenaggio, lui esiste solo in 4-5 anni. Prima non c'era, dopo non c'è più. Perché prima aveva creato un corpo che non aveva bisogno di storia. Io conosco una storia dei carabinieri, ma non conosco una storia della polizia della strada, perché è irrilevante. L'arma dei carabinieri, in diverse occasioni di guerre ottocentesche, eccetera, ha fatto qualcosa. La nostra polizia della strada non ha mai fatto niente, non è andata nella guerra di Crimea, per esempio. Cioè, un corpo di volontariato, tendenzialmente, se tiriamo fuori i templari e gli ospitalieri, non sopravvive alle vicende storiche, non compie nulla di così clamoroso come potrebbero essere delle avventure belliche che gli fanno passare alla storia. Non è vero che la storia la scrivono i vincitori, la storia la scrivono i combattenti. I grandi pilastri della storia sono soprattutto le guerre, e tutti quegli elementi accessori alle guerre, noi per essere nazione abbiamo mandato i nostri appunto in Crimea. Oggi dobbiamo rispettare degli impegni bellici all'estero. Quindi Hugues de Payn, che io continuo a pensare che sia Ugo De Paganis, serve alla storia, emerge nella storia in documenti che solo in quei 5 anni o 4 anni sono funzionali all'affermazione dell'ordine templare. Nel 1129, pressappoco, nascono dei documenti nei quali Bernardo di Chiaravalle e altri
spiegano che loro devono andare a combattere. Prima non c'erano questi documenti. Emerge la lettera di Ugo di San Vittore, emerge che è una lettera in cui raccomanda loro di combattere da bravi soldati. Emerge il De Laude Nove Milizie, emergono dei documenti che in una lettura logica della sequenza dicono che in quel momento, 1129 circa, l'ambito franco si è appropriato dei templari, li ha consacrati e li ha trasformati in monaci cavalieri, portandoli in Terra Santa, dove per la prima volta partecipano a un combattimento, la battaglia di Damasco nel 1129. Quindi immaginatevi Ugo de Paganis che ha fondato un corpo umanitario, che arriva in Terra Santa, si trova il re di Gerusalemme e i francesi che fanno combattere i suoi templari, scompare. È congruente con l'ipotesi di fondazione dei templari, perché erano nati per un motivo, e nel 1129, quando Ugo de Paganis scompare, muta il loro obiettivo. Difatti lui morirà, si racconta, nel 1136, ma lo si dice decenni dopo, dal 1129 al 1136, quando muore, lui non compare più, perché la sua filosofia di fondazione non è più congruente con la storia, non è più compatibile con la storia. E questo mi ha portato, se il computer non mi tradisce, è tutto l'elenco che non vi faccio leggere, però se volete dopo, nella sessione delle 10, no, quella delle 9 è già piena. Che cosa succede? Succede che emerge una curva di questo genere che allieterà, già ieri ha allietato gli ingegneri, oggi potrebbe interessare anche agli elettricisti e agli idraulici. Nei primi tempi, quando ancora Ugo de Paganis non era niente e nessuno, compare nelle forme Pens, Paencis, Pedano, Spedaggio, Pedenaggio, e lo collochiamo a questo livello di evoluzione del nome. Dal 1125 fino al 1700 circa compare sempre, solo, esclusivamente, tranne che in un testo, come Ugo de Paganis. Dopo il 1700 compare alternativamente come Hugues de Pen, Ugo de Paganis, in forma alternata. Ma fino al 1700, alla Beru e a un paio d'altri che gli sono, lo hanno coadiuvato, non c'è mai Hugues de Pen, mai, tranne in una trascrizione che non ho trovato però in originale, dove effettivamente c'è una forma di Payen. Ripeto, Payen in francese vuol dire pagani. Ma c'è un punto singolare in questa curva, sono 64 ricorrenze che ho trovato e lo studio delle varianze è stato fatto in questo modo. Qui nomi confusi, qui De Paganis, qui variabilmente De Paganis o De Pen. Ci sono due picchi anomali, 1 e 2. Uno è questo di cui vi dicevo, una trascrizione. Però nel 1103, che è qui, compare un documento strano, anomalo. Parecchi anni fa, due o tre decenni fa, uno studioso si reca a Rossano, che è un comune di Calabria, dove, dicevo prima e spiegavo, c'è la famiglia Amarelli, produttrice, nota produttrice di un'ottima liquirizia. Gli Amarelli sono una famiglia di antiche e nobili origini e gli Amarelli fanno vedere a questo studioso una lettera scritta in italiano nella quale si dice che la lettera incomincia con "molto magnifico signor zio" ed è diretta a questo Leonardo Amarelli che abitava a Rossano. E gli dice: purtroppo col cuore spezzato ti devo dire che tuo figlio e io, che siamo andati in Terra Santa per i motivi che sai,
siamo caduti in un'imboscata dei briganti e purtroppo, avendo combattuto valorosamente, tuo figlio poi è morto. Tuo figlio Alessandro Amarelli. E poi racconta che il re e i nobili francesi del posto gli hanno fatto grandissimi onori, i nobili in generale, gli hanno fatto grandi onori, è stato sepolto fra le lacrime di tutti e dice: di a zia Ippolita di essere serena perché lui sicuramente è in paradiso. Verrò da voi a Rossano a trovarvi o a Nocera quando verrò a trovare mio padre. La lettera non cita i Templari ed è del 1103. Problema, è in italiano. E in fondo alla lettera in italiano, la pergamena in italiano, c'è una nota di un notaius Berardinus Trecentesius, un notaio, che dice: mi risulta che questa lettera sia perfettamente aderente alla versione latina che è qui con me. Certifico che è autentica la traduzione e che è corretta. Notaio Berardinus Trecentesius. Questo studioso, Domenico Rotundo, porta a galla, Gradilone e Rotundo sono due, portano a galla questa lettera a Marelli e dicono che testimonierebbe, mi sono dimenticato la firma, un certo giorno del 1103 firmata Ugo de Pagalis, timbro notarile. Portano a galla questa lettera che cade nel sistema dei Templari come un fulmine a ciel sereno, perché sarebbe l'unica lettera, purtroppo in traduzione italiana, fatta da Ugo de Pagalis. A questo punto si scatena una bagarre che si era già scatenata su Filiberto Campanile, perché sembrava una falsificazione vagamente nobiliare. Il problema è che nei tempi successivi mi capita occasionalmente di trovare un testo anteriore a Guglielmo da Tiro in latino, in cui un certo monaco Simone di Saint-Bertin è un paesino nelle Fiandre, scrive che i Templari furono fondati addirittura sotto Goffredo di Buglione, quindi perfettamente in accordo con la lettera Marelli, quindi 20 anni prima, un po' di meno, 18 anni prima. Quindi incominciano a raccogliersi attorno a questa vicenda di Ugo de Pagalis una serie di incertezze storiche. Incertezze. È assolutamente certo che lui si chiamasse Ugo de Pagalis per un semplice motivo, che parlavano latino. Non escludo che fosse francese a priori, ma il nome era indiscutibilmente latino. È solo dopo il 1700 che compare Pen, e poi compare nell'Ottocento Hugues de Pen de Letroit in varie forme, perché Ugo qualche volta ha scritto H-U-E, altra volta è scritto Hugues all'inglese, ma tendenzialmente si scrive, è sempre scritto, salvo casi rari, anomali, anche dai tedeschi, Ugo de Pagalis o Hugues de Pen, dove qualche volta la G cade, ma in generale c'è. Quindi incominciano a concretizzarsi il fatto che comunque lui in origine si chiamava Ugo de Pagalis, anche se fosse stato francese. Che la lettera Marelli dice queste cose, che Simone di Saint-Bertin dice queste cose. A quel punto c'era una sola possibilità: andare ad investigare più a fondo. Ed è da questa investigazione che nascono le 64 ricorrenze, di cui abbiamo non la trascrizione, abbiamo l'originale dei testi del 1002, del 1003, del 1004, del 1005, su cui c'è scritto che si chiamava Ugo de Pagalis e alcuni dei quali dicono che è di Napoli, che è napoletano, che è di Forenza, che è di Nocera, compatibile perché il de Pagalis è noto a chi non si occupa di Templari, è noto che i de Pagalis di Forenza possedevano di Nocera, possedevano il feudo di Forenza. Quindi non sono notizie in contrasto, anzi sono notizie coerenti. Ma qui
si creano questi tre fenomeni fondamentali. Il primo, che la mia ricerca mi ha condotto, io ho fatto una proposta, che uno di voi, invece di comprarne tanti, uno di voi adesso a sorte verrà estratto il biglietto, lo compra e lo passa agli altri, così lo leggete tutti, va bene? Perché dirvi di comprarlo tutti sembrerebbe il fatto che io lo faccia per affarismo, però questa soluzione che lo compra Andrea, lo compra lei e glielo passa a loro, va bene? Così. E lo dà agli altri dopo. No, tengo per me. Vedete? Secondo me è un esemplare, va bene. Allora, prima cosa, le ricorrenze di cui io parlo non sono citate. Si indica che a pagina 64 dell'edizione del 1328 c'è scritta quella cosa lì e non le ho messe tutte perché mi costava troppo fare anche le figure, però sono disposto, però dopo mi pagate una permanenza qui per 15 giorni se dico, sono disposto a farvi vedere le copie che ho a casa degli originali. Primo. Secondo, la lettera Marelli. Terzo, Simone di Saint-Bertin. Per qualunque altro riscontro storico, se non fosse perché l'ho detto io, ci crederebbero tutti. Ma qui mi capitano un paio di cose, dopo le quali vi lascio parlare e obiettare, anche se potrei, ripeto, andare avanti fino alle 9. Succede un'altra cosa, mi telefonano e mi dicono: lei, scusi, Guiraghi? Sì. Senta, io sono Roberto Frecentese. Dico, grazie. Telecom? No, dice. La 3. No, Wind, stia zitto, mi dice. Io sono il discendente del notaio Frecentesius e ho tutti i documenti, almeno quelli che mi sono stati tramandati, non in originale devo ammettere, i quali certificano chi era il mio antenato, dove rogava. Se lei mi fa vedere il sigillo che lei ha sui suoi documenti, tutti questi sono documenti che quelli che non vi darò perché sono in copia originale. Lettera Marelli, attenzione, firma del notaio Frecentesius qui, che nella pagina dopo mette il suo sigillo notarile. Prendo fotocopia, lo mando al signor Roberto e il signor Roberto mi dice: almeno il simbolo notarile è certissimo. Rogava per la Curia di Napoli ed era considerato un notaio ineccepibile. Mi sta rifilando, ma non l'ho ancora comperata, il libro dove lui ha messo tutte queste cose. L'unica cosa gli ho detto: se lei mi dà uno dei suoi libri, mi dà uno dei miei, almeno non spendo niente, però questo l'ho comperato. E questa è la prima cosa. Negli stessi giorni, perché io non so, ma nella vita c'è un destino, mi telefona un signore e mi dice: buongiorno, sono l'ingegnere. Questo già me lo ha messo in una condizione di disistima. Mi dice un nome che non vi rivelo e mi dice il cognome, De Paganis. Io vivo a puntini, non ve lo dico se non andate a cercarlo, e lo scoop lo voglio vendere io sul mio libro. Sono discendente di Ugo De Paganis. Se ne trovano discendenti di Giulio Cesare piena d'Italia, voglio dire. Io ho dei documenti elaborati in Francia perché la mia famiglia, dico: ma scusi, prima di tutto Ugo De Paganis non ha avuto figli. Sì, ha ragione, dice, ha proprio ragione. Difatti io sono discendente di un fratello, ho tutto l'albero genealogico. Persona per persona lei può risalire fino a Ugo De Paganis, fino al fratello di Ugo De Paganis. Io ho i documenti. Fotocopia, scansione, me li ha mandati. E da quello che lui mi ha mandato, non quello che dice Filiberto Campanile, ma quello che dice lui,
E quello che dice lui è elaborato sulla base di uno storico francese che era dei De Paganis, che era andato a combattere in Francia. La linea genealogica è completa e perfetta, e io l'ho controllata su alcuni singoli individui che sono andati a Parma, che sono andati a Parigi, che sono andati a Messina. Tutto quello che ho potuto verificare è vero, lui è discendente laterale di Ugo De Paganis, è ancora vivente, e cosa che secondo me è assolutamente probante, che dice la verità, è che mi ha già ordinato 4 libri. Quindi diciamo che i 4 libri, la sua documentazione, perché poi mi ha fatto conoscere un libro scritto da un suo antenato, Blaise de Pagan, maresciallo di Francia, il quale dice: io oggi sono qui maresciallo di Francia, ma discendo dai De Paganis napoletani, e fa tutta la sfilza della discendenza. Quindi non siamo Filiberto Campanile con 3 o 4 caselline, siamo Giustiniano, un altro che ha fatto un bel... Qui siamo ad una cosa che non posso stampare, nel senso che facendo delle caselle grosse così leggibili è veramente impressionante, perché sono quasi un millennio di discendenza ereditaria. Quindi sono caselline fittissime che ho, adesso vi faccio vedere la foto d'insieme. Quindi a Venosa hanno trovato i documenti di Emma e di Pagano de Paganis, a Forenza si dice che è nato, è passato a Pisticci, ha portato le reliquie di San Giovanni a Monaco, a Nocera, a Castelmezzano c'è il simbolo dei Templari. Allora, che i Templari qui ci fossero non è probabile, è certo, perché dovendo mantenere 10.000 cavalieri in Terra Santa con tutta la loro corte, dovevano in Europa avere un'infinità di possedimenti. Solo in Italia avevano 200 case, essendo le province italiane 100, fin troppe. Vuol dire che passando da Potenza a Matera o da Milano a Como, statisticamente c'erano 2 sedi templari. Quindi che siano a Sant'Ilario è un po' più che probabile, è quasi certo, perché a Sant'Ilario o altrove, sia ben chiaro, non è un'ipotesi folle, è un'ipotesi statisticamente probabile, perché si insediavano qui dove si poteva coltivare, dove c'era il bradano, dove si poteva avere acqua per far girare i mulini, per la follatura dei tessuti, per la coltivazione del grano, era inevitabile. Diciamola così, i templari qui c'erano di sicuro. Ugo De Paganis o no, i templari erano spalmati sull'intera Europa. L'unica cosa è che nel 1600 uno studioso di Ferrara dice: nella chiesa di San Jacopo, a sinistra entrando a mezza altezza, c'è la tomba di Ugo De Paganis, fondatore dei Templari. Perché a Ferrara? Perché i Templari erano dovunque spalmati. Io non so quello storico che non era né massone, né templarista, né neotemplari, né niente, perché l'ha scritto. Però che uno come lui potesse morire in un luogo come Ferrara, ma come tanti altri, dove c'erano estese coltivazioni templari, infatti a Ferrara per inciso c'erano ben 2 mansioni templari, è pensabile, perché essendo stato emarginato dall'ambiente orientale, sicuramente è tornato a morire in Italia. E i De Paganis, come si vede da un'altra diapositiva, erano diffusissimi sia nel sud che nel nord Italia, perché erano probabilmente non normanni, come dice Filiberto Campanile, che a questo punto in parte sconfesso, erano probabilmente longobardi. Appartenevano alle famiglie longobarde che erano scese da queste parti, difesa dei longobardi, la difesa eccetera, e che nel 1100, ai tempi di Boemondo da Taranto, si sono rifatti una nobiltà dicendo che erano anche loro normanni. Quindi attenzione, la mia non è una visione cieca, la mia è una visione critica. Io credo quello che dice Filiberto Campanile a tante cose,
col solo dubbio che so che a quei tempi Filiberto Campanile si reggeva su una fiaba popolare che quelli che erano qui dovevano passare per normanni perché era una cosa più nobile. Quindi anche questo è congruente e compatibile col fatto che potesse essere anche a Ferrara, ma non importa, non è questo il problema. I segni e le tracce dei suoi genitori, di lui, del suo paese d'origine, del contesto culturale, medico, volontaristico che c'era qui, vorrei anche dirlo in un altro modo, non c'era in nessun'altra parte d'Europa. Né in Germania, né in Francia, né in Spagna c'era una scuola salernitana. Non c'era nulla di tutto ciò. Cioè, e qui ci sarebbe la seconda parte del discorso che ho fatto l'altro ieri ed è questa. Qui si è perso il senso, ma non solo qui, guardate anche nel profondo nord al quale io per metà partecipo, perché per l'altro devo andare in Sicilia. Anche nel profondo nord e anche qui si dimentica che qui veniva Urbano II, Arnaldo di Cluny, vescovo di, Acerenza, qui venivano gli antipapi e i papi, qui a Benevento e a Melfi è stata decisa l'impresa delle crociate, perché qui era venuto il vescovo di Rossano, qui ai concili fatti qui, 6 concili a Melfi, di cui 5 riconosciuti dalla Chiesa, qui si decidevano le crociate. Difatti gli arcivescovi, 2 vescovi di Rossano, vengono qui a Melfi e a Benevento a chiedere l'intervento in Terra Santa che poi è diventato la crociata. E il Papa glielo concede, Urbano II glielo concede qui. Poi va a Clermont e a Clermont lo dice al resto d'Europa. Ma questi paesi, queste città, Melfi, guardate il castello, Acerenza, non ha bisogno di essere spiegato, Basilica di Acerenza romanica fatta da Arnaldo di Cluny. Di Cluny era anche Urbano II, il Papa che veniva qui, andava avanti. Cioè, qui c'è una coerenza di eventi storici che sono dimenticati. Ve lo dice uno che, lavorando dalla Brianza, la prima volta che sono venuto a Forenza non sapevo neanche che esistesse Forenza. Non avevo mai sentito nominare Acerenza. Non sapevo bene dove fosse la Fiat. Sapevo solo che era Melfi. Ma pensavo che Melfi fosse sulla costa campana. Non sapevo dove fosse Nocera. Quindi, qui, agli effetti del resto d'Italia, lo dico con un po' di rincrescimento, di rammarico, vi garantisco, di tutte queste cose si è persa memoria. E quando vado a Taranto, alla libreria Mandese di Taranto, chi mai è stato a Taranto sa che c'è la libreria Mandese di Taranto, e chiedo se hanno un libro su Boemondo da Taranto, il signor Mandese, ho qui il suo cellulare, mi dice chi è? Quindi noi qui, e qui finisco dicendomi una cosa, negli anni scorsi mi sono occupato, come ho raccontato già, mi scuso con Simona, con Franco e con... Com'è andata la laurea? Complimenti. Adesso posso chiamarla dottore? Ingegnere? Dottore. Da oggi è dottore. Cioè, qui c'è stata una dimenticanza della nostra storia, una dimenticanza che non è... dovrebbe essere oggetto di un recupero di identità, perché quando ero ragazzo, quindi voi, la maggior parte, anche la quasi totalità di voi non c'era ancora, ero impressionato nel vedere sui giornali, la televisione è arrivata fine anni 50, insomma. Impressionato a vedere i piloti americani catturati in Corea che smentivano la loro adesione alla guerra di Corea. Poi gli anni sono andati avanti e ho sentito altri spie americane che a Mosca
si scagliavano contro gli Stati Uniti, catturate dai sovietici, le spie americane, si scagliavano contro il loro paese. Poi ho letto che cosa fanno a Guantanamo, poi ho letto cosa hanno fatto in Vietnam. Quindi ce n'è un po' per tutti i popoli, non è una cosa unica. Che cosa si fa? Sostanzialmente si agisce o con sostanze chimiche, psicotrope, che tendono ad eliminare la coscienza, il sé dell'individuo, oppure si applica l'elettroshock. L'elettroshock è un trattamento molto violento col quale ad estremi diversi del corpo vengono applicate scariche elettriche. Poi gli individui vengono tenuti svegli per tanti giorni consecutivi, con dei flash di luce che impediscono loro di dormire. Poi vengono fatte delle torture di violenza d'ordine religioso, sessuale e simile, in modo tale che l'individuo si spersonalizzi, perda la memoria e la coscienza di sé. Nel momento in cui ha perso la coscienza di sé, possiamo fargli comprare l'ultima versione dell'iPad. Grazie.